La prima impressione è quella che conta. Il buongiorno si vede dal mattino, che ben comincia a metà dell'opera. Lo sappiamo tutti, è vero, la prima impressione è quella che conta, giusta o sbagliata che sia. La domanda è, quando incontri un cliente, come ti giochi i primi istanti? Riesci a essere memorabile, efficace, originale, persuasivo? Riesci a metterlo a suo agio? Riesci a fargli capire in pochi istanti che deve darti tempo, deve darti attenzione e che se pensava di liberarti in pochi minuti invece ti terrà lì molto, molto più a lungo? Ora ti voglio mostrare come iniziano purtroppo alcuni commerciali le loro trattative, i loro incontri con un cliente. Giudica tu se questo è un modo efficace. Buongiorno, buongiorno signor Raffaele. Buongiorno, Sacchi. La ringrazio del tempo che mi ha concesso. Ecco, concesso. La ringrazio del tempo che mi ha concesso. Mi sono già messo a livello di Zerbino, sudditanza psicologica, ma si può fare ancora di peggio. La ringrazio del tempo che mi ha concesso. Possiamo accomodarci? Sì, prego. Grazie, la ringrazio per questo incontro che mi dà l'opportunità di presentarmi e di presentare l'attività che svolgo. Allora, la nostra azienda ha oltre 10 anni di esperienza, noi siamo un'azienda molto orientata al cliente, puntiamo molto sulla qualità del servizio, il cliente è al centro delle nostre attenzioni, naturalmente siamo anche molto attenti al post vendita e lei potrà sempre contare sulla mia disponibilità. Ecco, io sono qua soprattutto per ascoltare le sue esigenze e per naturalmente offriamo soluzioni personalizzate su misura. Ecco, questo è un esempio di un commerciale che sembra uscito da una macchina fotocopiatrice. Non è sbagliato, è semplicemente standard. Tutti, o meglio quasi tutti, utilizzano queste espressioni. Quasi tutti parlano di qualità del servizio, quasi tutti parlano di disponibilità, di soluzioni personalizzate, di post vendita, eccetera, eccetera. Come fai a conquistare un nuovo cliente, cioè a portarlo via la concorrenza, se utilizzi le stesse identiche frasi dei tuoi competitor? Ora ti mostro un approccio completamente diverso. Giudica tu qual è quello migliore. Ripartiamo dall'inizio, ok? Buongiorno, signor Raffaele. Buongiorno, dottor Sacchi. La ringrazio della sua disponibilità. Possiamo accomodarci? Certamente. Bene, penso che il tempo sia un bene prezioso. Cosa dice? Vero. Certo, penso che quindi un obiettivo del nostro incontro sia quello di ottimizzare questo tempo, di fare in modo che lei abbia tutte le informazioni che le servono. Dico bene? Sì, benissimo. Per questo motivo le chiedo il permesso di farle alcune semplici domande, in modo da conoscerla meglio, per poterle dire cose che a lei interessano e lasciar perdere tutto il resto. E anche lei naturalmente si sente assolutamente libero di farmi tutte le domande che ritiene, d'accordo? Sarà un vero piacere. Perfetto. Allora, che cosa è successo in realtà? È successo che in 20 secondi io ho ottenuto 3 sì da parte del cliente. Il tempo è un bene prezioso, dico bene? Certo, il tempo è un bene prezioso. Chi potrebbe dire il contrario? Il tempo è l'unica risorsa che non possiamo recuperare. Poi ho ottenuto anche il permesso di fargli delle domande. Mi sono dimostrato disponibile, dicendo al cliente che anche lui poteva farmi tutte le domande che desiderava. E naturalmente gli ho detto che gli avrei fatto queste domande non per fare il ficcanaso, ma per potergli dare informazioni per lui utili. Io ho ottenuto una serie di benefici, ho dato valore al tempo del cliente, mi sono realmente dimostrato orientato al cliente e a far sì che il tempo sia ottimizzato. Ora, tu devi avere una presentazione simile dal mio punto di vista. Devi riuscire a ottenere 3 sì da parte del cliente, in modo che poi continui a dirti di sì. La prima impressione è quella che conta, non improvvisare, applica un metodo. Sono Emanuele Maria Sacchi, buon lavoro.